questo è uno sportello aperto a tutti, qualunque sia la provenienza o l'origine, perché appunto l'idea è che l'esclusione sociale, la povertà relazionale sia un fenomeno che ormai può riguardare un po' tutti noi, direi, in qualche momento della vita, che quindi questo tipo di servizio sia fondamentale per varie categorie di persone. Lavoriamo affinché riescano ad accedere ai servizi di persone che sono più a rischio di esclusione sociale, perché sappiamo che c'è un numero ingente di persone che non accede, appunto, che quindi vivono una situazione di forte marginalità. La caratteristica un po' del community facilitator è quella di andare a intercettare i soggetti più vulnerabili anche al di fuori dei servizi, perché ha una propria capacità di conoscere i servizi del territorio dove opera e a livello proprio anche normativo e burocratico riesce a orientare i servizi, no? Ci sono altri timori che vi sembra che non siano venuti fuori da qui e che vorreste mettere sul piatto? La mancanza di fiducia da parte di comunità. Sì, infatti bisogna prepararsi bene, aggiornarsi sempre. Ho scelto di fare questo lavoro proprio perché, passando su di me tutte queste necessità che adesso vedo che le altre persone pakistane hanno, io so che posso essere utile per loro perché conosco i loro problemi. Spero che diventi una figura di riferimento per migliorare il rapporto che noi servizi sociali abbiamo con i cittadini, quindi potrebbe essere una risorsa veramente importante per noi. Tantissime persone non partecipano più alla vita delle comunità, allora sicuramente avere delle figure che si muovono nel territorio e indicano ai cittadini quali sono le opportunità che il territorio offre loro, riteniamo sia una funzione importantissima per vivere appieno la cittadinanza e per prevenire situazioni di marginalità. In questo primo anno abbiamo organizzato 3 corsi di formazione a Empoli, Campi Bisenzio e Prato e attualmente sono 9 i community facilitators che stanno lavorando nei loro territori. Abbiamo anche aperto lo sportello Dognasso a Empoli, nato dall'esigenza del territorio, nel quale sono presenti sia i community facilitators che degli operatori qualificati. È uno sportello che offre consulenza e orientamento ai servizi del territorio e è aperto a tutta la cittadinanza. Abbiamo avuto già dei riscontri molto positivi e infatti nei prossimi mesi lavoreremo anche su Campi Bisenzio e Firenze.